Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Grounded. Siamo tornati con il nostro mitico mini pit, signori. Allora, aspettate, nell'ultimo episodio dovevamo fare cose, dovevamo andare a mettere il... Ok, lì c'è un ragnone, ma non fa niente. Allora, per quanto riguarda gli episodi, ragazzi, abbiate pazienza, con calma e circospezione faremo tutto, non vi preoccupate, piano piano. Perché sto periodo comunque stiamo facendo un bel po' di cosette a destra e a sinistra, un po' cose randomiche, nel senso che stiamo esplorando diversi giochi. Mi raccomando, voi seguitemi anche sul secondo canale, sull'altro sito per le live. E a parte ciò, noi in realtà qua potremmo... Vabbè, facciamo una cosa, facciamo anche un recapino un attimo di sta situazione. Vabbè, questo ce n'è uno solo. Questi li spostiamo da quest'altro lato, poi potremmo depositare anche un po' di altre cose. Però una cosa che ho notato, perché molti mi hanno consigliato di fare una specie di cosa per saltare, e in linea teorica, io andando a vedere, se non sbaglio, possiamo costruire praticamente per farla una specie di... Ecco questa qui, la gomma d'insetto, ci permette di fare una specie di rete per rimbalzare, perché alcune cose magari, vedete, non le abbiamo poi fatte, tipo questa qua l'abbiamo fatta e sappiamo a cosa serve, alcune, la corda stessa cosa, questa invece non l'abbiamo mai fatta, quindi andiamola a creare e vediamo se ci dà gomma d'insetto, vedete, ragnatela trampolino, ecco, era una cosa che... dovevamo fare perché ancora non avevamo fatto. Questa in linea teorica ci potrebbe essere utile per saltare da... Diciamo, per dove dobbiamo andare? Ape impagliata? No, vabbè, questo... Mo vediamo in realtà dove l'ha messo tra i vari. Eccola qua. Fatemi vedere se c'è dell'altro. Ancoraggio per teleferica a muro. Insomma... Allora, gomma insetto e germoglio. Vabbè, germogli li troviamo un po' in giro. Queste qua magari ne dovremmo fare un po'. Per provare a vedere se magari con quella riusciamo a saltare. Non sarà facile, però signori, possiamo provare a fare un po' di cose. Facciamo così. Linfa e ghiandola acida ne troviamo. Quindi facciamo che questi li facciamo a pressione. Proviamo in questo modo a salire lì, ragazzi. So che è un po' particolare come strategia, ma insomma. Noi potremmo fare un trampolino e sempre con i germogli. Magari cosa possiamo sfruttare poi? Se facciamo... poi forse un'impalcatura per fare un pavimento. Il pavimento d'erba, tipo, ce lo mette randomico dove vogliamo? Non lo so. Sta di fatto che, a parte tutto, possiamo tornare dal soggettone lì a farci dare anche qualche altra missione. Perché, come detto, quella che abbiamo al momento, intanto ci prendiamo un po' di germogli che, come detto, ci possono essere utili, o meglio, ci sono utili per fare il trampolino. Quindi questi ce li raccattiamo. Poi, oh, magari trampolino qua, trampolino là può essere utile per arrivare in diversi punti. E ricordatemi un attimo, che altro nei commenti, fatemelo sapere, perché qua ogni tanto mi dimentico cose, anche perché, come detto, magari facendo episodi un po' qui, un po' lì, visto che il gioco comunque stiamo ancora se sempre aspettando vari aggiornamenti. E possiamo andare a prendere, vabbè, altre missioni. E poi in corso che avevamo altre esplorazioni, mi sembra più o meno avevamo fatto un po' tutto di quello che potevamo, tra virgolette, fare, nel senso che adesso dobbiamo farci dare delle missioni in più, visto che ne possiamo avere, se non sbaglio, tre. Cosa dovrei fare ora? Vediamo se ce ne sblocca qualcun'altra. Ah, ok. Vabbè, però, indipendentemente da questo... Vabbè, comunque ci consiglio una base grande. Vedi una scienza pura tiri... Ok, allora, adesso ci ha aggiunto... Cacciatore, uccidi 5 api e questo analizza stelo d'erbaccia. Scusa, non l'abbiamo già fatto? Stelo d'erbaccia e 5 api. Analizza stelo d'erbaccia. Vabbè, vediamo se già ce l'ho da fatto. Le api, beh, insomma, le api è un po' più complicato per quanto qualcuna già l'abbiamo beccata.
Vediamo se l'oderbaccia se prosegue, così magari ci prendiamo già dei punti, no? Potrebbe essere utile come cosa. No, lo stelo d'erbaccia non l'abbiamo. Forse perché quando raccogliamo gli steli, giustamente non è che veniamo qua ad analizzarli. Potrebbe essere anche questo. Poi lo stelo d'erbaccia, possiamo vedere un attimino. Questa erbaccia resistente. Però io posso comunque. Vedete una cosa. Magari. Allora. Stelo d'erbaccia, sì. Sì, perché alla fine l'abbiamo sempre raccolto, ma all'atto pratico non l'abbiamo mai analizzato. Vabbè, togliamoci questo che è abbastanza easy. Poi vediamo se andare dalle api o iniziare a fare magari il trampolino. Si potrebbe fare. Eccolo qua. Analizzalo. Porta solida, muro di steli con finestra. Vedi, queste mica le avevamo fatte. Allora. Lascialo un attimo qua. Fammi vedere se nel mentre possiamo sbloccare qualcosa. Basi fortificate, ok, vabbè, ci potrebbero pure stare. Questi, sette testa calda. Una bomba ricoperta in una sostanza appiccicosa, fondamenta galleggianti. Ok, però. La pala, fondamenta di ciottoli. Sicuramente sì, più resistente. Nuovi scab, potenziamento benda per occhio. Permette di ridurre il costo in resistenza degli attacchi. Vabbè, ci abbiamo poco roba, eh. Prendi in fibra in modo da usarne meno ingredienti per ogni benda. Miglioramento della la borraccia, è vero. La borraccia, ok, è la prossima cosa da migliorare. Questi, onestamente, non so se a sto punto, visto che ce li avevamo scassati, ce li riportiamo a casa. E adesso, le 5 api, non è comunque facile. Magari ce la potremmo tenere anche per. Tra virgolette, come missione bonus, nel senso che quando incontriamo qualche apetta, l'attacchiamo e buonanotte nel mentre. Per quanto riguarda la nostra armatura, oggi facciamo un po' di recappini, signori. Un po' di recappini che qua c'è sempre da fare. No, vabbè, giustamente abbiamo questo. Potevi anche bere in scioltezza, però. Allora, questi, come detto, me li riporto a casa. Poi magari la base, sì, l'andremo a migliorare sicuramente strada facendo. E ci espanderemo sia da quel lato verso le rose. E rimanendo magari su questo lato del baracchino. Allora, deposita. A posto, perfetto. Va bene, quindi noi in linea teorica dovremmo avviarci per andare. Da questo là, questo qua era. Magari lasciamo un po' di robe dall'inventario, quelli li abbiamo fatti. Potremmo lasciare dei trifogli per quanto ci servivano forse per fare. Vabbè, magari li lasciamo, dai. Facciamo delle prove esplorative tecnico-tattiche, signori. Le api poi, vabbè, con l'arco magari proviamo a dargli un po' di fastidio se le becchiamo quella. Per il resto ci avviciniamo dove eravamo prima. Proviamo a vedere un pochino il segnavia al momento è quello un po' più ostico, un po' più rompipalpebre da fare. Qui ci stanno i cimici che ci si stanno a scannare con un ragno e due cimici. Vabbè, le cimici vincono a mani basse. Il ragno non può nulla contro le due cimici, signori. In realtà non può nulla neanche contro una cimice, visto che. Allora, aspetta che questo mi sa che si dava.
Ah, spina larva. Scusa, non ci dava quello. Oh, quello velenoso non mi ricordo. Quello che abbiamo utilizzato per fare il trampolino. Ah, ricordiamoci questi. Non mi ricordo se ce lo davano loro. Comunque è sempre una figata andare in giro per il giardino. Con il nostro mini pit, eh. Parte tutto, sono grandi soddisfazioni. Vai mini pit, stavamo andando discretamente bene. No, questi ci danno solo il... Dove vai, giovane? Ti è beccato sta padellata. Ah no, vedi? La ghiandola acida ce la davano loro, mi ricordavo vagamente questa cosa. Allora. E poi come detto, ragazzi, noi proseguiamo un pochino a fare ste cose qua che stiamo facendo al momento. Però ricordiamoci che comunque, a parte le missioni che ci dà il buon Burgl, c'è un pochino da... Oddio, non so se da aspettare qualche aggiornamento, perché in realtà le cose che stiamo facendo adesso... Cioè, non sono proprio di trama vera e propria, nel senso che le basi credo che le abbiamo viste un po' tutte, le basi quelle principali, quella nello stagno, in giro pure ci siamo fatti il nostro giro di tacco punta e abbiamo fatto un bel po'. Questo allora, ricordiamoci, questo è il ceppo che dobbiamo seguire, quindi se riusciamo ad arrampicarci da qualche parte su questo ceppone... Potrebbe essere una scorciatoia quella di usare il trampolino. Perché comunque c'era un... C'erano diverse zone in realtà dove quasi quasi ci arrivavamo, ma non abbastanza. Non abbastanza. Vediamo, facciamo queste prove. Facciamo queste prove. Tipo quello là, per un pelo non ci arrivavamo. Quello... Il ramo credo sia questo qui. Però... Dobbiamo capire bene. Allora, a parte che... A biondo, guarda che mini pit. Ti apre l'anima. Chi è? A giovanotto. Ormai non ce n'è più per nessuno, signori. Non ce n'è più per nessuno. Qua sopra, dicevo, non mi ricordo se ci arrivavamo. Era già qua il problema di arrampicata. No, era già qua il problema di arrampicata. Qua ci arriviamo facendo un giro molto più lungo. Però, se il ragno non viene a romperci le palle, io provo a fare il trampolino, posizione ostruita. Ok. Perfetto, vediamo. Ah, però. Interessante. Allora, però dovrei fare una mezza base là, perché sennò... O no? Fatemi provare a fare un'altra cosa, scusa. Mi servirebbe l'erbetta, però per fare... Se volessi fare... un pavimento più in alto, almeno per avere un po' di... Ce lo dà come possibilità? Ah no, vedi. Credo di dover... Aspetta. No, non mi metto... Ma porco Dio. Ma te devi da levare, biondo! Che ancora non vi siete imparati che mo mini pit per spacca l'animus. Dai, eh. Allora, come detto, da qua... No, mini pit non così. Allora, aspetta. No, devo trovare il modo di fare un saltino e... Fatemi vedere, scusa. Ok, no, così non lo fa. Però, se faccio invece questo... Questo due gliene servono, vedi? Questo lo può fare. Anche più in alto. Magari lo fai in questo modo. Così io salto, mi fermo là, ne metto un altro. No? Sì, quasi. Più o meno. Eh no, se siamo in fase volante, mi sa di no.
Fase volante mi sa proprio di no. Dovrei fare. Una cosa del genere. Da qua salto lì. Lo so che è molto abusiva come cosa, ragazzi. Abbiate pazienza, ma qua l'abusivismo è dalla nostra. Nel mentre lì il piccione sta spiccionando comunque. Vabbè, un po' di il dente di leone ci è sicuramente utile per prendere queste cose. Quindi teniamoci comunque attrezzati. Per carità, poi ci mancherebbe in realtà l'erbetta per fare il piano, per poi fare il trampolino pure da là. Però mo troviamo una soluzione, mo la troviamo. È un po' macchinoso, nel senso potevamo farci il giro pure dall'altro lato. Però vorrei trovare un modo più veloce per risalire in questa zona senza farmi chilometri e chilometri. Mo per carità, perdiamo un po' di tempo per fare sti trampolini e sti piani. Però alla lunga è un buon investimento. È un buon investimento per mini pit. Quindi avere qua un punto di risalita un po' più easy e veloce. Cioè easy più o meno. Easy è una parola grossa, però ci siamo capiti. Ci arriva là? No. Mini pit. Arco 2. Aspetta un attimo. È così, va. Bravo, mini pit. Sei troppo bravo, troppo sportiveggiante. Bravo, mini pit. Ora, noi dovremmo in realtà costruire un altro trampolino. Mo' qua iniziano i problemi, però. Nel senso che il trampolino io là lo posso piazzare, così a secco. Aspetta, sembrava di sì però. Zitti, zitti. Mo. Quanti pezzi mancano? Non lo so, però un pezzo alla volta. Aspetta, mini pit. Grande mini pit. Grande così, signori. È fatta, è fatta. Allora, da qua siamo arrivati, vabbè, in questa zona. Ora, noi in linea teorica dicevamo dov'è che dobbiamo andare, perché noi abbiamo fatto tutto sto casino, ma sta di fatto che il ceppo credo sia quello lì, o no? Sì, perché c'è la mezza funivia là. E di conseguenza. Ma scusa, io là non ci riesco proprio ad arrivare. Da qua sotto. Scusa, eh. Aspetta un attimo. Ah, aspetta. Ma che problema è questo? Nel senso che. Ah no, da qua là non ci arriverò né ora né mai, no. Eh no, direi di no. E a meno che non faccio. È troppo arzigogolata come cosa fare un trampolino e ballà, da là, là. No, dovevo fare la specie di funivia da quel lato, ok. Madonna, per arrivare a sto posto magari c'è pure una zona più easy, ma purtroppo non riesco a trovare. Perché in realtà poi sono andato a vedere come. Perché giustamente ho tutti questi problemi. Ho detto, scusa, come cazzo ci si arriva là? Ma probabilmente hanno patchato qualcosa. Perché prima era diverso il percorso per arrivare lì. Prima era fattibile in modo easy, con dei semplici salti. Evidentemente adesso l'hanno patchata come cosa e l'hanno resa più complicata. Perché altrimenti, come detto prima, ci si riusciva ad arrivare senza fare tutto sto bordello. Ma evidentemente era troppo easy. Senti un po', va. Questo. Madonna, una bacca sui denti. Via. Ecco due. Vada, vada. Eh sì, io da qua. Aspetta però. Noi ci siamo arrivati più vicini, o sbaglio? No, sempre da qua era, ma là non riusciamo ad arrivarci, ok.
perché qua non riesce a camminarci mini pit. Io posso pure provare, ma secondo me siamo una brutta fine, ve lo dico. E perché? Allora, vabbè, la base qua abbiamo sbloccato tutte ste cose. Varie ed eventuali. La teleferica a muro, l'argilla e il pungiglione. Un pungiglione forse ce l'avevamo. La teleferica normale, vabbè, lo stelo d'erbaccia lo possiamo trovare. L'argilla più o meno pure. Facciamo così. Ora so che l'erbaccia me la dobbiamo andare a trovare, eccetera. Credo che da qua è l'unica soluzione per piazzare la teleferica. Mettiamo il filo da là. E da qua arriviamo lì. Credo che sia l'unica soluzione. Poi ci andiamo a prendere pure le altre cose. L'argilla, vabbè, sta pure qua vicino. Gli steli, eh sì, o mettiamo, porco due, la cosa della formica. Qua non ci arriverà mai. Aspetta. Però sono un coglione perché credo di non avere il Marco 2, il materiale necessario per fare il segnavia, o sbaglio. Madonna mia. Non vedo niente. No, vabbè, non credo sia questo il modo per arrivarci, comunque. Penso che, vabbè, la teleferica l'avranno fatta per un motivo, no? Questo modo è un po' abusivo. Che. Attenzione, mini pit, ci prova. Se ne va mini pit, niente, ormai è imboscato mini pit. Mini pit. Cerchiamo neanche di non esagerare troppo, perché poi comunque da qua, se rimaniamo imboscati nella sterpaglia, arca troia, vabbè, niente. A mini pit dobbiamo per forza di cose fare la soluzione tecnico-tattica. Vabbè, mo è andata. Ci sta, signori, ci sta. Allora, le lucciole in realtà quando stanno a terra, prima che iniziano a lucciolare. Prima che. Ma che se stanno a groppare? Ma che cazzo? Allora, aspetta, aspetta, piano. Risantemo. Perché prima che iniziano a fare le cose loro, noi possiamo. Vedi che ci dà qualcosa di prepotente. Vieni qua. A fia de una lucciola mignotta. Dove stai? No, ecco, vedi, quando diventano minchia power è problematico. Boom! Bitch. Tiè. Ora, mi dia un attimo che mangio un qualcosina. Tiè. E che stavamo a fa? Stavamo a recuperare i ceppetti. Allora, aspetta, io qua avevo. Ci possiamo abbattere anche questo, no? Quell'altro me lo so perso. No, sta qua. E a questo punto facciamo così. Vai col dente di leone di fino. Andiamo piano. Credo di no, onestamente. Rieccoci di giorno con il nostro mini pit. Sprezzante del pericolo con dell'argilla. Un po' di legname che manca. Un pochino già l'ho consegnato in notturna. Però vabbè, meglio tornare di giorno. Guardalo lì come spina, guardalo come spina. Allora, dovremmo andare da quel lato e però non mi ricordo se avevamo fatto un giro diverso prima. Aspetta che mo me devo pure ricordare. No, mi sa che da qua possiamo passare tranquillamente e dovremmo arrivare dove avevamo iniziato a costruire. Se non sbaglio di qua, eccola lì. Aspetta, come ci vado? Da qua? Credo di sì. Mo' vediamo se funziona, signori. Manca solo l'argilla e un pezzo, in realtà, di legname che ho portato.
Oh. Connetti teleferica. E questo significa che tua madre è un po' baldracchina. Te lo posso dire che tua madre è un po' baldracchina. Nel mentre a casa nostra si è anche incastrato un ragno della serie. Si trovi un lavoro, scusi. Dovrebbe gentilmente andare a cagare. Ma me becca se mi metto qua? Ah, ragno lupo, attenzione! La zampa! Sulla zampa del ragno lupo! Vieni qui. No, non mi scassa la casa! Guarda che. Spacca il culo. Togli la zampa. Metta la zampa. Togli la zampa. No, la casa! Stronzo. Oddio, scusa. Aspetta, non so se sto morendo, ma. Ok. A posto. Perfetto. Pavimento d'erba. Vabbè, un attimo ammaccato, ma tutto sommato. Ok. Si risolve. Via. Queste. Rieccolo. Tornato. Era prevedibile che ci servisse il cavo, però mi dica. Insomma. Allora. Vai. Connessione già stabilita. In che senso? Aspetta, no, fatemi capire. Ah, devo fare così. Ok, no, allora va bene. Ah, no, era. Vabbè, già in costruzione noi potevamo cambiarla. Perfetto. Allora, signori, forse ce l'abbiamo fatta. Ci sono voluti solo 6.000 anni. Sprezzate della bestemmia, il nostro mini pit. Arriva nella zona della mission. Oh, mo arriva il piccione che ce se magna. C'è sta qualcosa qua nell'acquetta? Allora, mini pit, qua in linea teorica mi dice che c'è anche qualcosa da recuperare. Mo. Allora, prima di tutto, a te. Così, a gratis, proprio perché ci va. Poi, allora, qui, signori. Super costruzione. Olè, tutto questo per 200 punti scienza. Vorrei far notare, vorrei far notare l'affarone che abbiamo fatto. Tra l'altro, questo lo prendiamo. Prendiamo anche altri 100 punti scienza così. Prendiamo anche questo. Olè. Perfetto. A posto così? Ne sarà valsa la pena? Io direi assolutamente no. Direi assolutamente no, mini Pit. Guarda, con tutto il bene che ti vogliamo, però non ne è valsa la pena. Aspetta, l'ape! Già che ci siamo, spariamo l'ape, no? Aspetta un po'. Signora Ape! Dica! Mazza e trambata. La becchiamo da qua, io credo proprio di no. Di questo. Eh no, un po' troppo distanti siamo. Però. No, nettamente distanti. Aspetta, se si avvicina un po'. Tac! Niente. Possiamo sfruttare questo ceppetto che. Veniva dall'altro lato, però già ci avevo provato, da qua non si poteva arrivare. Però magari qui adesso troviamo qualcosa di utile. No, qua finisce. E là ci sono, vabbè, un po' di piumotte. No, pure qua è vero, stava inerpicato nel nulla. Ok, come dire, ne è valsa la pena? Io direi proprio di no, signori. Cioè, ci abbiamo messo una vita per fare sta cosa. Guarda là. Ce l'andiamo a raccogliere. Guarda, quasi quasi neanche la vado a raccogliere. Qua possiamo spiccionare, va bene, però. Con quale finezza? Ok.
Oh, guardalo qua, Mini Pit. Guardalo come domina il giardino. Inutilmente, oserei dire, perché... Però è una figata, signore, veramente una figata questa. E va bene, l'unico... Adesso c'è da uccidere 5 api e poi non lo so, vabbè, a parte prendere altre eventuali missioni, secondo me comunque qua dobbiamo... Ci regoliamo un po' di conseguenza, ragazzi, come detto, se i video non arrivano proprio con estrema frequenza adesso, calcolate che... Siamo arrivati un po' ad un punto, non dico di stallo, però come detto, il gioco deve essere ancora terminato, deve essere ancora aggiornato. In realtà è da tanto tempo che è bloccato alla versione 0.8. Cioè, noi abbiamo fatto una marea di cose nella versione praticamente 0.8, quindi diciamo questo non mi... Non lo so, mi spiace un pochino perché aspetta che non c'ho niente per ammazzarti, a te qualunque cosa tu sia. Non lo so, è un po' un peccato perché il gioco è spettacolare, per carità, però mancano ancora un po' di cose da aggiungere. Noi ora potremmo andare, vabbè, a vedere qualche altra missione, anzi sicuramente io poi andrò a vedere... Le prossime missioni disponibili. Ma io questi sott'acqua. No, solo il coltello possiamo usare sott'acqua. Vabbè. Andremo a vedere il giorno successivo le altre missioni che ci potrà dare. Come detto, adesso c'è quella dell'ape. Poi questi segnavia. Io mo quello là l'ho pure lasciato. Non ci ho scritto niente. Ma, cioè, onestamente. È un segnavia discretamente inutile. Nel senso, tu segni quel baracchino, ma. A che pro? Qual è l'utilità? È un punto di riferimento? Sì, ma vabbè, ci sta per piccione. Non c'era necessità proprio di andare a rompere i maroni lì sopra. Comunque, Mini Pit non si ferma di fronte a niente. Fa anche questo. Magari se mangia anche un po', che se no ci muore male. Bravissimo. La leggerezza prima di tutto. E va bene, ragazzuoli. Io a questo punto direi che ci possiamo, con una badilata sul punteruolo, salutare qui con questo episodio del nostro mini pit con Grounded. Ora come ora, secondo me, le cose più... Altro ragnolupo, vabbè. O fare un po' di caccia così veramente randomica, o magari migliorare un pochino la nostra base. Insomma, per quanto... Ci possano essere altre missioncine date dal buon Burgl. Non credo che ce ne siano veramente così tante da... Cioè, magari ci darà sempre le solite, tra virgolette. Però, come detto, se vedete che i video arrivano un po' più con tranquillità, non vi preoccupate, non ce lo siamo dimenticati, ma semplicemente cerco magari di accorpare qualcosa di più. Interessante, cioè quando esce qualcosa in più, magari di aggiungere più cose insieme. Al momento, come detto, dobbiamo. Ah, zitti, stanno qua vicino le api. Vabbè, se sono date le api. Ok, come detto, signori, ci vediamo con il prossimo appuntamento con il nostro mini pit. Come sempre, lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Seguitemi anche sul secondo canale dove stiamo facendo altri videozzi, altre seriozze, titoli molto interessanti. E sull'altro sito per le live. Dai, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da quel tale Ale.